a tutti, sono Nels dal futuro, arrivato qui nel vostro presente per mandarvi nel passato. Ebbene sì, l'altro giorno è venuto a Space Valley Nicolò Valini e Human Safari e mi ha fatto venire in mente vederlo in carne ed ossa dopo tantissimo tempo, che l'ultima volta che l'avevo visto era stata un sacco di tempo fa a Sapore Latino, uno dei miei ristoranti preferiti di Bologna, e mi è venuto in mente anche che avevo registrato delle clip abbastanza vaghe, perché in realtà rilanciavano a un suo video che è già uscito e che però non ho mai pubblicato. Mi è venuto in mente di avere un video, tra l'altro già montato ai tempi da Cesare, mai pubblicato. Quindi prima di tornare nel presente, guardiamolo, giusto per non sprecarlo completamente. Poi non so come torniamo nel presente. Di nuovo la sigla, appena vedete di nuovo la sigla siamo di nuovo nel presente. Parcheggiato veramente in culo al mondo. Sto raggiungendo un amico di passaggio da Bologna che si è fermato per andare a mangiare in uno dei miei posti preferiti, dove però non vado per varie coincidenze da tipo 2 o 3 anni. Comunque da un bel po' di tempo. Fa un freddo cane e ce lo becchiamo tutto perché si mangia all'aperto. È un posto che vi ho già fatto vedere in dei vlog in passato, ma proprio in passato, e sono super hypato. Io spero sia ancora buono. Ripeto, non ci vado da tanto, ma ci credo abbastanza. E dietro questa porta, siamo a Porta Saragozza a Bologna, sui viali, proprio in mezzo alla strada. Infatti è un posto dove si ferma poca gente, ma chi ha il coraggio di fermarsi poi non riesce a smettere di venirci negli anni. Quando io dico guardate che quel posto lì è strabuono, nessuno mi crede mai, ma quando decidono di darmi fiducia e di dargli fiducia... Però aspettate, non ci vado appunto da un bel po', capiamo tra poco. Eccolo in tutto il suo splendore. Non stavo scherzando quando dicevo che è in mezzo alla strada. È proprio in mezzo, cioè il viale da un lato, il viale dall'altro e Sapore Latino al centro. E guardate chi c'è lì, che ha appena trovato parcheggio. Allora, intanto sono troppo felice perché ti vedo. Ah, perché vedi me? Sì. Non per il clubhouse. Sono un po' triste perché hanno appaccato Cesare, Stiva. E Tonno anche. E Tonno, però un po' li capisco. È freddo, eh. È freddo. Però sono molto hypato. Io sono veramente invidioso di quelle scarpe. Come hai fatto a prenderle? Dove le hai prese? Una ragazza che conosco, una mia amica in Germania, le ha prese al primo resell. Scarpe della Lidl. Hai anche i calzini? Sì, avevo già i calzini, mi ha preso anche le ciabatte. Sono estremamente comode le scarpe, ma sono di gomma piuma, cioè facile che te le sai fare anche da okay. Sole. Abbiamo già full natalizio. Cioè? Dunque ragazzi, abbiamo ordinato, da quel che mi ricordo sono molto lenti a darti il panino, ma perché ci mettono un'estrema cura, ma tipo che a volte nella notte siamo stati qua 2 ore. Però non so, io non vengo, devo andare a casa. Io non vengo qua da un paio d'anni. Comunque non filmerò l'assaggio eccetera perché lo troverete in un suo video, da quel che ho capito. Vediamo. Poi se uscirà mai vi mando il link su Telegram, però vi faccio vedere che cosa ci danno. Oh là là, non vedevo questo club sandwich da veramente troppo. Vedrete poi il suo video, se uscirà mai, o la parte del suo video. So, quando lo assaggerà. Io vi dico solo se è buono come un tempo. L'aspetto è identico. Buon appetito. Mi sono sporcato il pantalone, ma è buono come un tempo. Mi si è ficcato, non avevo visto questo. Tende al naso. Sai che mi è successo anche a me? Poca vacca. Ti ho fatto il tampone praticamente. Buon Giorgio alla crema. Più che alla crema, un buon Giorgio alla stracciatella. Nuova merendina preferita. Muoviamo questa mattina in direzione Tonno, perché ha acceso il Nels segnale. Non hai ancora detto niente. Andiamo all'IKEA. Dov'è la piccola anima in pericolo? Dov'è? Devo comprare delle cose, tra l'altro. Cosa stai facendo? Guardatelo, quanto in pericolo e bisognoso d'aiuto. Ciao! Ti ricordo, Tonno, che l'ultima volta che ti sei sdraiato sul materasso dei IKEA hai sfondato le doghe. Prova a molleggiarti. Fai il verme. Comodo. Com'è? Più scomodo. Allora? Giro fra, siamo tutti uguali. Niente? Peggio del peggio. No, eh? Ma un sasso. Com'è? Ti vedo turbato. Non sto capendo. Mi si sta slogando una spalla. Troppo duro? Sì. Credo che questo gli piaccia perché si è sdraiato, ha chiuso gli occhi e si è immobilizzato. È ancora vivo? Sì, convinto? Paura. No, paurissimo, però vabbè. Sai cosa hai sbagliato, Tonno? A chiamare me in questa cosa. Sì, ma perché abbiamo dei gusti totalmente no. differenti. Sai perché? No. Perché tu mi hai fatto comprare un cuscino da 90 euro sì. che faceva schifo. E quindi io adesso appositamente ti ho consigliato male. Veramente? Per farti prendere una cosa terribile. Spero che non sia vero. No, non è vero, sono troppo buono. Tan, tan, tan. È tornato Franceschino con un bel viustel. Giù i sedili, togliamo la cappelliera. E io infilerei così. Aspetta, 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 aspetta. Let's go. Posso? Non sono strutturato per fare queste cose. Preciso. Sì.
Ok, fusillone caricato. Andiamo a fare la consegna oggi in versione corriere. Consegna molto interessante, tra l'altro. Secondo me qualcuno, non lo so, qualcuno potrebbe averlo ipotizzato dall'ultimo vlog. Perché avete presente che Torno stava allacciando la corrente, stava facendo e non abbiamo detto niente. Dai. Del diamante. Del diamante. Del ferro. Ci vediamo su. Dovevo prendere la funzione anch'io. Tan, 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 che emozione. Ma che luce che c'è. Te l'ho detto, c'è la gran luce. Wow. Sei sorpreso? Non sapevo facessi il DJ. Vabbè, qua in teoria devi rifare tutto. Devo rifare tutto, sì. Che cos'è questa, Tony? La mia nuova casetta. Oh! A tempo determinato, però tra un mese vado via. Cambio. Ma posso permettere solo per un mese. In un'altra città proprio. Esattamente, sì. Belle le finestre così. Quante cose vedrà questa stanza. Ma quante. Niente. Poi là, appena presa, se la personalizzerà un po' tutta, cambierà un po' di cose. Però è un bel covo, una bella tana. Mette pace, non so perché sarà la luce, ma le finestre così. Molto carina. Qui c'è il bagno, qui c'è Tonno. Questi li vuoi cambiare? No, quelli li tengo. Ah, cacchio, me li prendevo io. No, è palese comunque, eh. È che tra quei cuscini e il divano che sotto questa coperta è tipo casting coach, vi facevano chiaramente dei filmini hard. Com'è se un giorno apri uno di quei siti e trovi casa tua? Ma io vorrei passare, lo dicevo prima, qua, tutta la casa con la luce, con l'auto, a violetti per vedere le mie. Ma secondo me c'è di tutto. È proprio una casa da... No, adesso. Da cose strane. Il materasso deve stare a riposo 72 ore per gonfiarsi per bene. Andiamo a mangiare, mangiamo qualcosa. Sì, ho fame. Io vorrei un grazie. Grazie, Ricky. Grazie mille, Riccardo Pompini, sei stato utile. Detto. Però sarebbe strabello se rimanessi tipo qua per sempre a vivere con me. Ma sei tutto in realtà organizzato per farti vivere qua con me. Questa è casa tua. Questa è casa tua. Cazzo. Buonasera ragazzi, domenica, 1:30 di notte, fine dei 3-4 giorni in cui Riccardo è stato qua. Abbiamo fatto cose per una cosa, altre cose per un'altra cosa, altre cose ancora per un'altra cosa ancora. Ma non posso dirvi niente, tempo al tempo. Ho dato qualche spoilerino, ma proprio delle punte nelle mie stories Instagram. Vi lascio però una bella chiusura nerd, perché questa ragazzi è stata una grande serata nerd che finisce in chiave veramente prelibata. Doppia postazione, non con Rocket League, non con programmi tecnici, no. Doppia postazione con gli MMO, Black Desert Online Remastered, che è diventato gratis. Beh, ciao Ricky, è stato un piacere. Fatemi sapere se ci giocate anche voi, che ci vediamo in gioco. Ciao a tutti. Ciao, fate i bravi. Anzi no, prima di chiudere vi lascio un'ultima, tristissima, silenziosa immagine. Ricky che alle 2 di notte si trascina per smontare il computer e fare la valigia. Ho sonno, mi aiuti? Let's go.